Ciao a tutti, io sono Liania, bentornati in questo nuovissimo video, in questo bucolla estivo con uno strascico di autunno. Infatti vi farò vedere tutti i libri che ho comprato nei mesi di luglio, agosto e settembre. So che questo video doveva uscire a inizio ottobre, però avevo dei video già preregistrati che se non pubblicavo subito non li pubblicavo più. E bucolla, secondo me, sono quei tipi di video che non vanno troppo preregistrati, diciamo, con largo anticipo, perché altrimenti, cioè, che stiamo a fa? Ho dovuto aspettare almeno l'inizio di ottobre per registrare questo video, infatti così è stato. Allora, ho comprato pochi libri in confronto a quelli che ho letto, perché ho dovuto recuperare tutti i libri non letti che avevo a casa. Quindi diciamo che quelli che ho comprato sono, diciamo, la maggior parte dei libri che ho letto, però non sono tutti quelli che ho letto in questi mesi, perché comunque, ripeto, ho letto tantissimo e ho recuperato quasi tutti i libri che avevo a casa non letti. Allora, vado in ordine un po' sparso, nonostante mi ricordi più o meno il periodo in cui li ho comprati, e iniziamo subito con A volte ritorno di John Niven, un libro molto leggero, fluido, divertentissimo, che racconta il ritorno di Gesù sulla terra, mandato da Dio dopo un periodo di vacanza, per rimettere a posto tutti i casini che gli uomini avevano fatto nel periodo in cui Dio non c'era. Ho fatto una recensione, su questo libro, ve la linko su nelle schede, dove ne parlo più approfonditamente. Comunque, 4 stelle su 5, divertente, leggero, ripeto, e che prende dei punti anche fondamentali, della vita quotidiana, e nonostante sia un libro, appunto, divertente, leggero, non sembra che ci siano dei messaggi importanti, invece sotto sotto ce ne sono veramente tanti. Consigliatissimo soprattutto periodo estivo, infatti l'ho letto in estate, e questo periodo, diciamo, di autunno io mi focalizzerei su altro. Comunque, se siete impegnati, non avete nient'altro da leggere, comunque siete stanchi, università, lavoro o quant'altro, comunque può andare bene questo libro. Allora, siccome insieme a Volta e Ritorno c'era lo sconto 2 in 1, ho detto vabbè, compro anche quest'altro libro, ossia L'uomo di Pietroburgo di Ken Follett. La trama è un pochino complicata, comunque, da spiegare, però ci troviamo nel passato, in una corte inglese, in Inghilterra, dove ci sono stati vari casini. Quindi troviamo personaggi che vanno, fuggono, soprattutto nella corte inglese ci sono stati delle cose strane, quei imbrogli e cose e quant'altro. Quindi ci sono questa cosa tipo, cosa sta succedendo? Boh, what the fuck? Ci sono stati vari imbrogli, appunto, imbroglioni, e da sgamare, insomma, tantissime cose in poco in realtà. Però, insomma, secondo me, fluisce bene la storia, poi si capirà tutto, non vi preoccupate. E è un autoconclusivo, quindi non vi preoccupate di comprare altre cose, che inizia col macello, finisce con tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Comunque, ho dato 4 stelle su 5 a questo libro, però voglio aspettare un attimino di comprare altro de dell'autore, perché so che Ken Follett ha scritto tipo dei mattoni giganti che secondo me vanno letti con calma e con comodo, perché secondo me questo è uno dei più leggeri, cioè una prima impressione credo che sia uno dei più leggeri di Ken Follett. Adesso non lo so perché non ho letto nient'altro. Chi ha letto altri Ken Follett mi faccia sapere nei commenti cosa ne pensa e quale altro libro dovrei leggere dell'autore, e quale secondo voi dovrei leggere per primo e quale è più semplice, diciamo, per iniziare. Secondo me questo va benissimo, cioè io mi sono trovata molto bene a leggere questo libro, il primo, diciamo, approccio all'autore. Quindi ve lo consiglio anche a voi. Adesso magari farò un video successivo dedicato a Ken Follett quando magari avrò le idee un po' più chiare. Comunque, nel frattempo, questo ve lo consiglio comunque. Il prossimo libro, Newton Compton, ovviamente, che mi fa sempre prezzi bellissimi, adoro tantissimo, è Il profumo delle foglie di tè di Dinah Jeffries, che ho pagato solo 3,90 euro, non in sconto, quindi, cioè, figuratevi, che parla di una donna che
che siamo negli anni 20, si trasferisce insieme al marito in Inghilterra, ma lui sembra distante perché pensa solo alla piantagione di tè, insomma, alle foglie di tè, e la trascura. Lei però poi, una volta rimasta incinta e quando partorisce, diciamo, nasconde un segreto madornale, cioè proprio che cazzo te l'ha fatto fare, voglio dire, e passa un periodo, diciamo, un periodaccio brutto, però diciamo che vi consiglio di leggerlo, non vi spoilerò altro, perché dovete scoprire proprio il dolore di questa donna nel nascondere questo segreto, e soprattutto riuscire a dirlo al marito. E cosa succederà se riferirà questo segreto proprio al marito, che è l'ultima persona che doveva saperlo? Leggetelo e scopritelo. Ho fatto una recensione su questo, quindi vi linko sulle schede il video dove ne parlo più approfonditamente se volete sapere qualcos'altro su questo libro e perché leggerlo. Poi un altro libricino piccolino, semplice, però in inglese, ossia Peter Pan. Allora, io mi sono approcciata alla lettura in inglese proprio con Peter Pan. Adesso io devo ancora decidere quale sarà il prossimo libro da leggere in inglese, però penso che sia sempre della Collins Classic, diciamo, questa edizione qua, perché a Pescara alla Feltrinelli ne vendono tipo tantissimi, c'è proprio uno scaffale pieno di libri in inglese, soprattutto di questa edizione, quindi libri per bambini. Quindi vi farò sapere quale sarà la prossima lettura mia in inglese, però credo che queste edizioni qua, credo siano le più adatte per iniziare a leggere inglese. Io mi sono trovata molto bene, nonostante non avessi un livello altissimo in inglese, o il B1 intermediate, insomma, e non ho trovato grandissime difficoltà, però ovviamente qualcosa non ho capito, qualche parola di qua e di là, però diciamo nel complesso molto semplice per iniziare a leggere in inglese. Prossimo libro è tutto italiano, è Storia della bambina perduta di Elena Ferrante, quarto e ultimo libro della sua saga L'amica geniale. Sto facendo ovviamente una volta a settimana una recensione dedicata a un romanzo, diciamo, della Ferrante, dell'amica geniale. Quindi questo lo troverete a fine ottobre, quindi non vi spoilerò nulla di nulla, troverete la recensione a fine mese. Poi veniamo appunto clou della vita, ma proprio della vita mia, mi ha levato. Parliamo dei primi due volumi della saga di Nevernight, ossia Nevernight, mai dimenticare, che è il primo volume degli Accadimenti di Luminotte, così è stato tradotto in italiano dalla Oscar Wilde, al prezzo di 20 euro. Però solo prendete online, c'è tipo uno sconto del 15%, se non sbaglio, lo pagate tipo 17 euro. Non è che cambia molto, però magari per qualcuno quei 3 euro sono importanti. E poi abbiamo anche I Grandi Giochi, che è il secondo volume. E mi manca il terzo da comprare, però con calma perché voglio prima finire questi due. Questo, tra l'altro, l'ho comprato a Roma, quando diciamo, per prendere il pasto, quando Jack Christoph è venuto a fare la presentazione di questa trilogia in Italia. Quindi l'ho comprata là e ci sono tantissimo affezionata. Tra l'altro, le pagine blu sono bellissime, nonostante il mio colore preferito sia il rosso. Però devo dire che preferisco più le pagine blu del secondo che le pagine rosse del primo. E poi, per ultimo, ma non meno importante, c'è Il Gattopardo, che ho comprato tipo a 2 euro, qualcosa del genere, a un mercatino dell'usato. Non ancora lo leggo, però magari in futuro, tra novembre e dicembre, dovrebbe arrivare la recensione. Forse, non lo so, se riuscirò a leggerlo in tempo, perché giustamente, avendo iniziato anche l'università, devo leggere anche i libri per l'università. Quindi una cosa per volta, ovviamente farò un video anche sui libri dell'università appena li finirò, appena farò l'esame, con calma farò tutto, lo giuro, ve lo giuro. Comunque niente, questo video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, fatemi sapere nei commenti quali libri avete letto voi in estate, soprattutto fatemi sapere qual è stato il vostro preferito tra tutti questi che avete letto. E se avete letto uno di questi fatemelo sapere e fatemi sapere cosa ne pensate, indicatemi anche, se volete, un libro da leggere in inverno. Bene, se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!